Ciao. Sei stanze, ne facciamo tre, allora sono piccine queste, allora dopo ne andiamo a fare una grande. Allora, mi piace perché ci sono anche le porte. Questa è una planimetria della casa e questa è la porta, quindi c'è la cucina e il soggiorno sono insieme. Questo che ci stai facendo qua, c'è una porta per uscire, qui ci sono le scale, questo apparecchio qua ci sono parecchi scatoloni, quindi interessante. Qua ce ne sono pochi, quindi li facciamo la prossima volta. Mamma mia, facciamo la cucina, ho già deciso, inizierei già dalla cucina perché sì, avevo gola letteralmente di iniziare l'entrata, ma la cucina, guarda quanti pacchi. I nostri provengono magari dall'Italia, non lo so, e questi da un altro paese perché sono totalmente diversi. Potrebbe essere, non lo so, credo che sia una persona orientale là. Ok, allora iniziamo dalla cucina, siamo tutti d'accordo? Sì, ok, benissimo. Più a chiudere il cassetto.
Sono diventata velocissima a sistemare casa, quella reale, la casa reale, e diventerò ancora più skillata quando finiranno di costruire le scale di casa mia, quella mia, che dopo anche lì bisogna fare una pulizia perché ci sono ancora cose vecchie degli ex abitanti della casa, cioè mia nonna, ci sono ancora i suoi vestiti, ancora le sue robe. Ma questa cucina tra l'altro nera e marrone scuro, bellissimo il frigo, bellissimo il frigo, non si può aprire, no, peccato, mi sarebbe piaciuto fare anche quei video dove sistemano le cose nel frigo, non so se le hai mai viste, bellissimi quei video su YouTube e anche su TikTok.
Sempre in mezzo ai piedi, non ci sta qua la borraccia.
Cucina. Ma qua è avanzato qualcosa, però sicuramente c'è qualcosa che dobbiamo spostare, a meno che non troviamo qualcosa nelle altre stanze da aggiungere qua. Senti, a questo punto questo ci sta qua da qualche parte, ecco, lo mettiamo qua perché impiccia troppo, lì c'è troppo spazio e non mi piace. Se mi segui su IG ti potrebbe capitare di vederlo prima di YouTube, sicuramente non so se lo farò su YouTube in realtà, e penso di sì, perché però non il prima, farò il dopo, penso che vedrai comunque registrando i video a casa mia, vedrai insomma la casa involontariamente anche. Ok, allora qua abbiamo la scarpiera. Sia estate, è estate o è inverno, perché se è estate metto in primo piano i sandali, perché li usiamo, cioè li
sapere nei commenti, grazie. Allora, si inizia, si ricomincia questa tradizione di sistemare libri e DVD e videogiochi insieme, che ci piace tanto, eh? Allora, qua abbiamo l'album nostro, quello del gioco, bisogna tenerlo sempre bene, perché non si sa mai. Io vorrei mettere qualcosa di qua, ma non si può. Questo mi sa che è un libro, lo mettiamo qua. Oh, finalmente il nostro Donnie Darko. Il nostro Donnie Darko è tornato. Allora, questi sono DVD. Questo è grande. No, è piccolo, quindi questo niente. Questo è ancora più piccolo. No, ok. Quelli altri uguali li mettiamo vicini. Questo è un libro. Il libro li mettiamo qua. Questo è un mega libro. Ci piace tanto. Qui abbiamo delle console, ma le console quelle che tu sai le metterò qua. Quindi questi sono dei giochi della... Ok. Questa era, ti ricordi, era in cucina, vicino al candelabro. L'unica cosa è che il candelabro ancora non l'ho trovato. Abbiamo trovato però le candele che ho messo in cucina. Quindi lo mettiamo qua in cucina. Magari il candelabro lo metteremo sopra il frigo. Spero che non sia offensiva questa cosa. Comunque, casomai poi il gioco ce lo dice, se non va bene. I cuscini, il dragone, bello, un bastone, bastone da passeggio del nonno, la testa qua del mostro della palude. Questo qua, posso girarlo, non me lo fa girare, come mai? Perché non me lo fa girare? Si può aprire la finestra, no? Chiedo troppo. Non so qua cosa serve, perché abbiamo solo una mini piantina.
Sempre ti auguro buon riposino.